Arriva il freschino, riscaldiamoci con le notizie dal mondo dei videogiochi della settimana appena trascorsa, incominciando dalle peggiori e da Lindsay Lohan, che aggrava le accuse nei confronti di Rockstar, arricchendo il faldone con ben 67 nuove pagine, 45 di queste dedicate a confronti in immagini. L'oggetto del contendere: secondo l'attrice, Rockstar avrebbe utilizzato in GTA 5 un personaggio a lei liberamente ispirato, ma la casa ha già risposto più volte dicendo che in realtà si tratta semplicemente di una tattica dell'attrice americana per far parlare di sé. Noi staremo a vedere come andrà a finire. Il lancio di Drive Club non è stato dei migliori dal punto di vista dei voti. In realtà il gioco è andato abbastanza bene sia in Italia che all'estero, ma è la distribuzione digitale della versione PlayStation Plus ad avere mostrato il fianco alle critiche, visto che non è ancora stata distribuita. Chi invece voleva giocare online ha incontrato dei server non preparati a gestire le grandi richieste, quindi ancora una volta un gioco che si lancia con una forte componente online non riesce a far fronte ai primissimi giorni. Chiudiamo la lista dei flop con Assassin's Creed Unity e con la polemica riguardante i 900p e 30 frame per secondo che sarebbero presenti nelle versioni next gen del gioco. Ubisoft è poi corsa ai ripari dicendo che ancora non hanno finalizzato le specifiche tecniche, ma uno sviluppatore proprio della casa d'Oltralpe ha detto che secondo lui i 60fps verranno messi da parte dell'industria perché troppo difficili da raggiungere sulle macchine della nuova generazione di console. Quale sarà la risoluzione definitiva lo vedremo soltanto al giorno del lancio. Le console in bianco stanno vivendo una seconda giovinezza dopo che Destiny è uscito in bundle con una PlayStation 4 di quel colore e Sunset Overdrive uscirà con un Xbox One del colore delle nuvole. Settimana prossima sarà disponibile in Europa e probabilmente anche in Italia una PlayStation 4 standalone di colore bianco per l'appunto. E poi è stata avvistata in Brasile una versione di Xbox One in bundle con Halo The Master Chief Collection, appunto bianca, che però dovrebbe rimanere soltanto per il mercato brasiliano, ma non si sa mai. Basta un'immagine un po' sottotono che già l'internet prende torce e forconi e grida al downgrade grafico per The Witcher 3 Wild Hunt. CD Projekt Red corre ai ripari e specifica: non c'è stato nessun downgrade e stanno lavorando per ottenere la versione migliore su ogni piattaforma. Ovviamente quella più performante sarà la versione PC, ma da quanto abbiamo visto fino ad oggi anche quelle PlayStation 4 e Xbox One saranno veramente degne di nota. Ultima notizia di questa settimana dedicata alle polemiche sulla grafica riguarda un altro titolo, Dragon Age Inquisition. Secondo un rumor il gioco sarebbe a 900p a 30fps, ma BioWare non ci sta e lestissima dice che sono tutte menzogne, non hanno mai detto niente del genere e non hanno ancora in programma di rivelare quali saranno le specifiche tecniche del loro titolo. Se volete unirvi alla discussione e far sentire la vostra voce, venite a farlo sui nostri canali social, Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e Instagram. Ciao e alla settimana prossima!